Questo giorno per tutta Colognola è estremamente importante perché celebriamo un evento, celebriamo una donazione che fa parte dei nostri valori più intrinseci, dei valori più profondi e che questa associazione dei trapiantati rende concreto ma soprattutto visibile anche al grande pubblico. Questa giornata di festa che è stata organizzata dall'ARTI, dalle associazioni dei trapiantati, è fatta per festeggiare la vita. La vita perché? Perché ognuno di noi ha ricevuto qualcosa di nuovo. È una festa per i donatori che hanno saputo dire sì in questo momento, sia i donatori da defunto che i donatori da vivente, che hanno avuto il coraggio e la volontà di dare una parte di loro ai loro coniugi, ai loro fratelli, ai loro amici. Questa è una festa che dà la possibilità a tutti di capire quanto importante sia la donazione e la vita per quelli che l'hanno ricevuta. Ogni domenica per il cristiano è Pasqua. E cosa vuol dire Pasqua? C'è stato uno che è stato capace di donare non un organo, ma tutta la sua vita per noi. Gesù si è donato. Ha donato tutta la sua vita, il suo corpo, è morto in croce per ciascuno di noi, è diventato il grande donatore della vita. Il cristiano che per problemi, per difficoltà affronta questa battaglia è chiamato a diventare uno che sa donare, perché nella misura in cui si riesce a donare qualcosa a un fratello si moltiplica la gioia di vivere, si continua la gioia di vivere. Quella di oggi perciò è un impegno, una battaglia nella vita per trasformarla da senso di limite a condivisione, a dono. Nel dono verso gli altri si moltiplica la gioia, diventa per ogni cristiano Pasqua, la vita che risorge. Credo che sia un messaggio che va bene per il mondo di oggi, che ha così bisogno di condivisione, di essere capaci di donare qualcosa agli altri. Devo ringraziare il professor Confortini perché mi ha dato la vita col suo intervento. Grazie alla mamma che mi ha dato il rene e da 46 anni vivo bene da persona normale. Devo ringraziare l'associazione ARTI per essere sempre presente e aiutare chi ha bisogno, chi come me. La donazione è importante perché prima di tutto cambia la vita a chi riceve, seconda cosa cambia la vita anche chi dona, perché si rende conto che cosa vuol dire amare qualcuno fino al punto di risolvere un grosso problema, insomma, e non necessariamente solo di rene ma anche di midollo, e delle corne, di tutto quello che è la donazione. Quindi se fosse possibile farlo e dirlo di più sarebbe meglio, ecco, che la gente si rendesse conto che cosa vuol dire fare qualcosa per qualcuno anche al di fuori della propria famiglia. È importante per noi amministratori e anche cittadini di Colognola ricordare questa giornata, per ricordare tutte le persone che hanno donato e soprattutto tutte le famiglie che hanno donato, perché tante sono a Colognola anche di nuove, e per diffondere quella che è proprio la cultura della donazione. Al termine della Santa Messa, ARTI ha voluto dare un segno, una riconoscenza a tutte le famiglie che hanno donato con una rosa rossa, proprio per segno di ringraziamento.